Però direi che Vito, che è il produttore della Palantir Digital, presenti tutti gli... Io direi velocemente anche il ruolo, insomma, di ognuno di loro. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Qui c'è presentata una parte della squadra che ha lavorato Wang. In tutto eravamo tra i 10 e i 15 persone a seconda del momento, insomma, è stata una cosa un po' avventurosa. Comunque abbiamo qui Simone Silvestri, che è il supervisore degli effetti. Fabio D'Amico, che è il supervisore del 3D. Poi abbiamo Diego Arcero, che è il compositor senior, nonché lead compositor. Poi abbiamo Davide Maugeri, che è l'animatore che ha animato praticamente tutto il film, nonché la voce di Wang in questa volta. Poi abbiamo Daniele Lanzetta, che è un compositor, abbiamo Luca Stocchi, che è un animatore, abbiamo Alessandro Lolli, che ha lavorato ai modelli tridimensionali. Quello che, insomma, volevamo dire, se avete domande da farci sulla lavorazione, noi siamo qui apposta. E comunque, per noi è, come dire, come avrete capito, è stato come la realizzazione di un desiderio poter lavorare in Italia a un film del genere. E adesso che la lavorazione è finita, si sta per uscire, abbiamo dimenticato tutti i momenti difficili che abbiamo attraversato, perché è stata una lavorazione molto complessa, però io passerei la parola, diciamo, ai vari reparti, in modo che se avete domande più specifiche da fare...